Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vorrei fare un nuovo video haul perché nell'ultima settimana ho approfittato di qualche promo che c'è stata e quindi ho fatto due ordini. Ne ho fatti due perché da due e-commerce separati, perché uno non aveva alcune cose, quindi l'ho preso su un altro. È sempre così, ovviamente. E dato che appunto ho provato alcuni prodotti nuovi, soprattutto. Però qualcuno negli ultimi giorni già ho cominciato a testarlo, quindi posso un po' parlarvene e darvi diciamo le mie prime impressioni. Diciamo innanzitutto che io acquisto solitamente, a parte su Eccoverde, come vi ho fatto vedere già nel video haul di qualche settimana fa, però un po' più raramente, nel senso io solitamente acquisto su due o tre siti, che sono quelli che secondo me, a quanto ho visto, sono anche i più vantaggiosi a livello forse di volendo a volte ogni tanto risparmiare qualcosa, perché fanno il cosiddetto una sorta di raccolta di punti, per cui uno accumula dei punti con gli acquisti e poi si hanno sempre maggiori diciamo agevolazioni. I due principali, diciamo che gli e-commerce di prodotti di make-up e skincare o comunque di cosmetici in generale, da cui io di solito mi servo, sono appunto due di cui vi parlo oggi e sono nello specifico Yumi Bio e Wings Beat. Poi sì, ogni tanto anche Eccoverde Bio Vegan Shop, però già un po' meno, e altrimenti un altro anche molto da cui mi servo molto frequentemente è la Bio Boutique La Rosa Canina, che tra l'altro è qui a Roma, vicino a me. Oggi però parliamo di appunto del oggi il mio video haul riguarda Yumi Bio e Wings Beat. Yumi Bio è un e-commerce in provincia di Napoli, anzi proprio a Napoli se non sbaglio, dovrebbe stare Castellammare di Stabia se non sbaglio, quindi in provincia di Napoli. E invece Wings Beat è un e-commerce sardo che se non sbaglio ha un negozio, oddio, un negozio forse a Oristano e uno a Villa Cidro, però non vorrei sbagliare. Entrambi sono molto affezionata ad entrambi questi siti, innanzitutto per la cortesia e la gentilezza delle persone che vi lavorano e poi anche perché appunto fanno comunque promo molto vantaggiose, secondo me. Questo è il paccone, il pacco ho tenuto soltanto quello di Wings Beat per il momento, quello di Yumi Bio l'ho eliminato, altrimenti qui veramente entrano gli scatoloni, usciamo noi. E dunque, inizio partendo con i prodotti che ho preso in promo da Eterea. Per la promo di Eterea ho deciso di provare due sieri che finora non avevo provato. Uno l'ho già usato quest'ultima settimana, l'altro devo ancora proprio aprirlo. E poi una crema contorno occhi e il booster famoso di Eterea e poi la Essence che volevo prendere da tanto tempo e finalmente con la promo mi sono decisa a provare. Iniziamo appunto da Eterea, qui c'è altro ma ne parliamo dopo. Dunque, iniziamo dalla Lux Light Essence. La Lux Light Essence è una Essence, appunto, è l'unica mi sembra che è in gamma Eterea. E dato che appunto io questi sono tutti prodotti nuovi per me, questi 5, perché io non ho provato svariati prodotti di Eterea, che come vi ho già detto è uno dei miei marchi preferiti di skincare, e ho deciso di provare appunto complice la promo qualche altro prodotto di cui ho sentito sempre parlare molto bene. La Essence si presenta in questa confezione, a parte la confezione solita della linea Lux rosa che io adoro, la Essence si presenta in una boccetta di vetro. Eterea ultimamente sta passando, no, già è un bel po' che Eterea è passata completamente al vetro invece della plastica. Invece, sì, appunto, i flaconi precedenti erano in plastica. E la Essence viene in questa adorabile boccetta di vetro ed è
La Essence in generale è un prodotto di derivazione coreana, di cui, insieme alle Mist anche, di cui si sta parlando questi ultimi anni, diciamo, anni fa non se ne parlava di questi prodotti, però ultimamente la skincare coreana ha preso un po', diciamo, è diventata sempre più conosciuta. Io finora non sono un'esperta di skincare coreana, non conosco molto bene in cosa consiste, però. E ho imparato a conoscere, grazie appunto ad Eteria che ha fatto questa Essence e due Mist, un po' questi due prodotti. La Essence è un prodotto che si inserisce dopo il tonico, quindi dopo la detersione del viso, si applica il tonico. Dopo il tonico si applica la Essence, che è un prodotto che tende, è leggermente più denso di un tonico. Appena appena, però rimane comunque molto, molto liquido anche questo, non ha assolutamente la densità di un siero e serve un po' per illuminare e preparare la pelle agli step successivi, per cui si inserisce appunto dopo il tonico. Io la sto usando da circa una settimana che mi è arrivata e devo dire che appena me la metto sento la pelle proprio più morbida. Questa è l'impressione che io ho quando mi metto questo prodotto, è che il tonico, ok, dopo la detersione, dà la prima, diciamo, rinfrescata alla pelle, però applicando poi questa dopo, che è leggermente più densa di un tonico, io mi sento la pelle subito più morbida e come se fosse più rimpolpata, non so dire, e poi molto luminosa anche, perché come sappiamo la linea Lux, che forse è la mia linea preferita, insieme forse alla Supreme, una bella lotta di Eterea. La linea Lux, io ho già diversi prodotti, poi magari un giorno faremo un video soltanto sulla linea Lux di Eterea. Trovo che sia una linea un po' per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. E la prima cosa è che dà una radiosità, secondo me, proprio illumina proprio la pelle. E io, come ho già detto diverse volte, mi piacciono proprio i prodotti che illuminano la pelle, quindi ho voluto provare quasi tutta la linea. Finora mi manca ancora qualche prodotto, ma magari un giorno lo prenderò. E questo è il primo prodotto che ho preso di Eteria. Poi passiamo a un siero, anzi due sieri. Uno è il famoso ormai siero All You Need e l'altro è il siero all'acido ialuronico della linea Supreme. Il siero All You Need è della linea Precious, che mi sembra che per adesso è fatta di sole tre referenze, se non sbaglio. Sì, io ne ho prese due. Intanto parliamo dei due sieri. Il siero All You Need, questo ancora devo aprirlo, quindi non l'ho ancora provato, sto aspettando almeno di finirne un altro che ho di là. Però ecco, è un siero bifasico che si presenta con delle particelle d'oro. E prima dell'applicazione si deve infatti miscelare, come per tutti i prodotti bifasici, per unire le due componenti, diciamo. E questo è un siero che si propone, poi farò una recensione magari quando l'avrò un po' utilizzato, proprio come dice il nome, All You Need, vuol dire che non hai bisogno di altro. E questo è quello che vuole comunicare Eteria con questo siero, dovrebbe essere un siero che si promette di sia idratare, sia dare radiosità. E, insomma, ha diverse caratteristiche, non solo una in particolare. Quindi questo però non posso ancora dirvi quello che penso perché devo proprio ancora utilizzarlo. L'altro siero che invece ho utilizzato questi giorni è il siero Supreme all'acido ialuronico. Infatti vedete un pezzettino è già sceso in circa una settimana. Io questo me lo sto mettendo la sera. Lo sto usando come siero serale, la mattina sto usando un altro siero di un altro marchio che sto adorando, che vi faccio vedere tra poco. Questo è un siero, come dice, vabbè, la parola è un siero a base di acido ialuronico, ha sia potere idratante, sia azione antirughe, insomma è uno dei, ovviamente dell'acido ialuronico penso che abbiamo sentito dire tutto, è uno degli ingredienti più, come dire, utilizzati nella skincare perché ha diverse proprietà e anche appunto soprattutto quella di idratazione intensa. Questo è un siero appunto, è leggermente denso, come vedete,
È un siero un po' in gel, è un gel però non è densissimo. Ad esempio il Bibidi Bobidi Bio di Parentesi Bio, che è anche quello che adoro, io lo metto soprattutto sul contorno occhi, è anche quello è un siero a base di acido ialuronico, è leggermente più denso. Questo è meno denso del Bibidi Bobidi Bio, però rimane comunque, come vedete, piuttosto denso. E anche questo fantastico, fa la pelle veramente fantastica. Io prima di andare a dormire è veramente una coccola e quindi questo l'ho apprezzato, mi è piaciuto molto. Parliamo poi, prima di parlare del booster, che è il penultimo prodotto di Eterea, parliamo di una chicca vera e propria che fa parte anch'essa della linea Precious, la linea del siero All You Need, ed è la famosa ormai crema contorno occhi Gold Lift and Plump, che arriva in questo scatolone che sembra che dentro chissà che cosa c'è, però in realtà c'è un motivo che adesso vi mostro per cui la scatola è così grande. Questa anche devo ancora aprirla, quindi non posso dirvi le mie impressioni, ma ho sentito delle recensioni stratosferiche. La confezione si presenta in questo modo, e anche questa appunto fa parte della linea Precious. Secondo me, Lift and Plump è proprio un'azione liftante e rimpolpante si propone di avere sul contorno occhi, e chi comincia ad avere una discreta età come me, sicuramente di questi prodotti può fare anche incetta. Appunto, la confezione aprendola si compone di due parti. Una è la crema contorno occhi, che sta qui, che arriva nel vasetto tipo quella della linea Supreme che io ho già utilizzato. E poi abbiamo qui questo strumento che è infilato nella confezione qui, che praticamente serve per l'applicazione, è uno strumento roll-on, come vedete, gira questa pallina qui, e servirebbe per l'applicazione, a quanto ho letto finora, sul contorno occhi del prodotto. Anche questa è una crema con gold, appunto, quindi ha queste particelle d'oro, e anche questa non appena l'avrò provata, però voglio finire almeno prima quella della linea Supreme, che ha gli sgoccioli, dopodiché aprirò questa. Quando l'avrò provata vi dirò quello che ne penso, magari. Li mettiamo al loro posto. Questa è la confezione come si presenta quando si apre. L'ultimo prodotto di Eterea che ho voluto provare con la loro promo è un'altra referenza piuttosto conosciuta, ed è l'Intensive Multi Active Booster. I booster hanno, questo l'ho utilizzato due o tre volte, diciamo, negli ultimi giorni. I booster hanno, io questo ero curiosissima, so che magari non sarà fondamentale come un siero o una crema, ma ho voluto provarlo, ho approfittato che c'era questa promo. Ho detto prendo tutto quello che voglio provare, mi faccio una piccola scorta e poi basta per almeno un mese. E eccolo qui, l'Intensive Multi Active Booster. Questo è 15 ml, però considerate che se ne usano tipo 4 gocce, 5 gocce a volta, quindi penso che duri molto. Io l'ho usato 3-4 volte, è sceso veramente poco. E questo è un prodotto, come tutti i booster, che potenzia semplicemente l'effetto del prodotto cui lo andiamo a miscelare. Io per il momento l'ho miscelato a due creme viso e che ho appunto, che sto usando questi giorni, che sono la crema viso Ambrosia di Parentesi Bio, che rimane una delle mie creme viso preferite, e poi ultimamente avevo voluto provare per curiosità anche la crema viso per pelli secche di Neve Cosmetics, che mi piace abbastanza comunque. E nonostante sia di fascia comunque bassa a livello di prezzo per quanto riguarda una crema viso, però fa il suo lavoro degnamente. Però ho voluto provare sia lei sia Ambrosia di Parentesi Bio, miscelando qualche goccia di booster di Eterea, e devo dire l'effetto è diverso, nel senso che io ovviamente non posso dire nello specifico cosa c'è qua dentro, certo chiaramente leggendo l'inci uno lo può scoprire nel dettaglio, però è comunque un prodotto che miscelando 3-4 gocce anche a un siero si potrebbe miscelare, e 3-4 gocce ha una consistenza tipo siero e 5, 6, 7 gocce ha una consistenza tipo crema, che è più densa. Riesci
a potenziare gli effetti di un prodotto, magari un prodotto che non è il caso di queste due creme che ho citato, però magari un prodotto che hai comprato e non ti sta soddisfando al massimo. E adesso perché ho finito quella crema Notte della Mossa che non mi era piaciuta molto, l'ho finita, quindi ecco, non posso provarlo, però magari sono sicura che miscelando a quella crema che non mi era piaciuta molto qualche goccia del booster, l'effetto cambia sicuramente. Quindi anche questo, per ciò che ho visto finora, lo consiglio assolutamente. E con Eteria dovremmo aver finito qui. Vi faccio rapidamente vedere gli ultimi prodotti. Dunque, sono due marchi ancora di skincare, di cui uno soprattutto, di cui ho voluto provare 5 referenze, e poi un altro di cui ho provato una sola referenza. Prima però di parlare di quelli, vi faccio vedere un piccolo acquistino che ho fatto su Wingsbit. Wingsbit ha fatto ultimamente una piccola confezione regalo, pensando anche magari come regalo di Natale, visto che adesso si avvicina, che contiene una fascia da bagno di queste. Io sono fissata, ormai le colleziono, ce ne avrò forse 10 di questo tipo, e un pad struccante, anche questo a marchio Wingsbit. Wingsbit hanno anche un loro, appunto, il loro marchio proprio dei loro negozi, e questa appunto è una confezione che mi è piaciuta molto perché aveva un prezzo molto contenuto, non ricordo esattamente, forse entrambi sui 9 euro. Oddio, non vorrei dire una baggianata, però mi sembrava, adesso è passata circa una settimana, 10 giorni, non mi ricordo esattamente, però insomma è una confezione regalo contenente questi due accessori che mi è piaciuta molto e me la sono autoregalata. Parliamo poi un attimo di, lascio il marchio di cui voglio farvi vedere i 5 prodotti che ho preso, per ultimo lo lascio. Intanto vi parlo di quest'altro prodotto che ho voluto provare, ne avevo sentito parlare molto bene, l'ho usato qualche giorno già anche questo, ed è il tonico Giada della linea Radiance. La linea Radiance di Giada è la linea alla vitamina C, la vitamina C. E ha un effetto nella skincare. La vitamina C è utilizzata anche lei soprattutto per illuminare, e mi sembra che ha anche un effetto rinfrescante e minimizza un po' le macchie. Mi sembra siano questi gli effetti principali dei prodotti a base di vitamina C, e questo devo dire è un ottimo tonico, sicuramente lo riprenderò. Mi dispiace che non è a spray, perché a me i tonici piacciono di più a spray, mi piace proprio, infatti fra un po' ve ne faccio vedere uno a spray che è una bomba. E questo purtroppo, vabbè, ha la confezione così, l'erogatore semplicemente che si versa. E questo, profumazione ottima, devo dire, dà un effetto rinfrescante immediato, mi piace molto, sicuramente lo riprenderò, ve lo consiglio assolutamente. E adesso vi parlo di un marchio, anche questo ho preso qualche prodotto da Yumi Bio e qualche prodotto da Wingsbit. Vi parlo di un marchio cui mi sono avvicinata recentemente. Togliamo questo scatolone che qua sopra sta diventando troppo affollato, poi mi cade anche la roba. E questo è un marchio di cui ho sentito parlare per mesi, ma fino a pochi giorni fa non mi c'ero ancora avvicinata. E ho deciso, no, giorni fa ho preso gli ultimi prodotti, circa un mesetto fa ho preso il primo prodotto e ho intenzione di prenderne anche altri, perché la trovo una linea veramente valida. E anche qui i prezzi non sono proprio stracciati, però secondo me, ripeto, la skincare è un investimento. E io sono assolutamente convinta di questo, e quando la qualità è di questo livello ne vale assolutamente la pena. Il marchio di cui vi sto parlando, e parto con parlarvi del loro prodotto forse più famoso, è il marchio Kyo. Kyo è un marchio fondato dalla simpatica Eleonora, che saluto, un marchio completamente a base di bava di lumaca. E Eleonora ha un allevamento di lumache in Abruzzo, che è dove vengono prodotti questi prodotti,
Appunto, lei parla spesso anche del sollevamento di lumachine e parla spesso nelle storie di Instagram come nascono i prodotti, le varie caratteristiche. E io ho deciso di provarle e devo dire, finora, probabilmente insieme ad Eteria sono i prodotti migliori che io abbia mai provato a livello di skincare. Partiamo con il famoso burro struccante Strucchio. Io questo già l'ho usato circa, a parte con quello che uno si sta truccando questo periodo purtroppo, sicuramente uno struccante lo usavo di più mesi e mesi fa, quando si usciva da casa tutti i giorni per andare in ufficio. Ultimamente che mi sto truccando praticamente solo nel weekend, tutti i prodotti di tipo struccante li sto usando in modo molto più rallentato, però posso già dirvi le mie impressioni. Innanzitutto ha una profumazione stratosferica, come anche il siero di cui vi parlo tra poco. È un burro che si presenta così, molto denso e di un colore un po' scuro, diciamo. E questo è un burro che da solo fa sia, è come, cioè, usando questo burro struccante, che può essere usato anche come detergente semplice, non si ha bisogno praticamente, secondo me, della doppia detersione, cioè da solo questo toglie tutto e lascia la pelle morbidissima, idratatissima. Assolutamente, secondo me, è da provare. Io ho voluto provarlo. Il prezzo non è contenuto, però ho voluto provarlo perché era un prodotto che avevo sentito spesso, di cui avevo sentito spesso parlare e mi aveva molto attirato. Tengo a dire, perché probabilmente c'è qualcuno che se lo chiederà. Ma ovviamente, essendo un'azienda certificata bio, non penso che avrebbe potuto essere diversamente. La bava di lumaca utilizzata da Chio è estratta in modo assolutamente cruelty free. Loro utilizzano uno speciale procedimento per estrarre la bava, che non produce stress sulle lumache. La bava viene estratta non più spesso di 30 giorni. Assolutamente, almeno ogni 30 giorni, e con un macchinario che io non conosco ovviamente nello specifico, però sto riportando ciò che dice l'azienda, che produ fa produrre la bava alle lumache con un trattamento, diciamo, che piace alla lumaca, e la lumaca produce la bava di conseguenza. Quindi niente di stressante per le lumache. E, appunto, è un metodo di estrazione della bava di lumaca certificato Eco Bio, quindi è certificato cruelty free soprattutto. Quindi questo per me è la prima cosa di cui tener conto, perché io mai avrei comprato un prodotto a base di bava di lumaca commerciale. E sappiamo che i metodi purtroppo sono diversi ed è per questo che secondo me bisogna rivolgersi verso questi prodotti anziché far guadagnare l'industria, la grande industria. E spero che in questi ultimi anni ci sia sempre più consapevolezza di queste cose, che sono le prime, secondo me, poi di cui tenere, che hanno importanza almeno per me. Fatta questa parentesi sulla bava di lumaca di Chio, vi parlo poi del loro tonico. Il tonico H2 Chio, forse non so se esagero, ma è forse il miglior tonico che io abbia mai provato. Adesso anche quello di Giada forse è sul secondo gradino del podio, ma questo per me non ho mai provato un tonico così. Sembra quasi, non dico di mettersi un siero, ma quasi, non è un tonico semplice. Infatti è un tonico molto idratante, con proprietà energizzanti e illuminanti. Io dove leggo illuminante, come già vi ho detto diverse volte, mi ci fiondo subito. E questo invece ha l'erogatore a spray, come piace a me. E Eleonora dice che questo tonico si può spruzzare anche per ravvivare il trucco. Non vorrei sbagliare, mi sembra che lo ha detto in una storia. Adesso io vorrei provare che sono truccata per fare la prova del 9. Si deve aggirare prima dell'uso e poi si eroga con movimenti circolari come al solito. Anche questo ha un profumo fantastico. Il profumo dei prodotti Chio è più o meno sempre molto simile da un prodotto all'altro. Anche questo rinfresca in un modo pazzesco.
e mai provato un tonico a questo livello, sicuramente lo riprenderò. Poi parliamo di un siero di Chio. E Chio ha fatto due sieri, uno è il Serum Chio e l'altro è quello che ho provato io su consiglio di Eleonora, perché una volta ho scritto a Eleonora su Instagram e lei mi ha risposto, io gli ho chiesto la mia esigenza principale, visto che ormai non sono più giovanissima, è l'anti-age, quale siero mi consigli dei due? E lei mi ha consigliato di provare Ultra Chio. Ultra Chio, questo è un siero che sto usando questi giorni la mattina. E anche questo io me lo sento molto rinfrescante, è abbastanza denso. Vi tolgo questo per farvelo vedere. È abbastanza denso anche questo. Ha una profumazione paradisiaca, cioè praticamente sembra come anche lo strucchio, ma questo è più intenso, però non è quella profumazione forte che dà fastidio, perché sono profumazioni che rimangono. Nonostante si senta, è molto delicata. È una profumazione che va dal fiorato al dolce appena accennato. Sembra quasi, non dico di mettersi un profumo molto delicato, e assolutamente poi si assorbe, non si sente più, lo senti quando te lo metti. Veramente favoloso. E anche questo è appunto un siero con funzioni anti-age ad idratazione intensa. Assolutamente consigliatissimo, io lo sto usando da circa una settimana la mattina ed è una favola. Vi parlo poi degli ultimi due prodotti che ho provato di Chio, che sono due prodotti per il contorno occhi. Il primo è Occhiolino, che è la crema contorno occhi di Chio, semplice, semplice per modo di dire rispetto a quest'altro, ovviamente, il semplice contorno occhi, e anche questo riduce le rughe, le borse, le occhiaie. Questo però devo ancora aprirlo. Sempre perché sto aspettando di finire i contorno occhi che sto usando questo periodo, che sto finendo Buongiorno Principessa di Parentesi Bio e la crema contorno occhi in vasetto di Eteria Supreme. Quindi quando avrò finito quei due aprirò anche questo. E l'ultimo prodotto è la maschera contorno occhi Sgonfiò. E Sgonfiò si presenta come una matita in pratica. E questo l'ho usato 2 o 3 volte, quindi non ho ancora, diciamo, un'opinione dettagliata da darvi, però posso dirvi sicuramente io questo me lo sono messo la notte. Si può mettere sia un quarto d'ora, 20 minuti e poi si rimuove tamponando con una velina, altrimenti si può mettere come maschera notturna. E io devo dire, quando l'ho provato, mi sono svegliata che mi sentivo leggermente più sgonfio il contorno occhi. Quindi anche questo assolutamente consigliato. È comodissimo l'applicatore, si può mettere direttamente sul contorno occhi e poi picchiettare con le dita. E altrimenti, se uno non si trova, si eroga sul dito e te lo metti così. Io però mi piace proprio mettermelo così, avendo questo si spreme qui al centro e esce il prodotto. Un prodotto di consistenza abbastanza densa, di colore bianco. Assolutamente promosso anche questo marchio mi sta piacendo molto, e questo periodo tutta la mia skincare è composta, ma non solo questo periodo, proprio da mesi e mesi, praticamente solo da Parentesi Bio Eteria e anche adesso da Giada con questo tonico, e ultimamente si è unito Chio, che trovo veramente un marchio straordinario. Questo era il video haul di oggi. Spero vi abbia interessato. Fatemi sapere se avete magari provato qualcuno di questi prodotti, magari quelli che io ancora non ho provato, se li avete provati prima di me, fatemi sapere che ne pensate. Vi saluto, vi do appuntamento come al solito al prossimo weekend con un nuovo video. Ciao a tutti!